Chiara Ferragni e Fedez, primo anniversario a Parigi. Sembra ieri quando, per la prima volta, il gossip italiano si arricchiva di una nuova coppia dello star system, invece è già passato un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme ufficialmente. Per il primo anniversario? Hanno scelto, ovviamente, Parigi. Chiara Ferragni e Fedez, un anno di noi, a Parigi. L'amore è la risposta è con le parole di Chiara Ferragni che, per il suo primo anniversario con Fedez, condivide con i fan la foto di un bacio molto romantico. I due piccioncini più in del momento hanno deciso di festeggiare questo grande giorno a Parigi, concedendosi una bellissima e romantica passeggiata con vista sul Louvre e degustando un'ottima cena francese. Felici, sorridenti, spensierati, Chiara e Fedez fanno sognare tutti i loro fan per le strade parigine e nei commenti arrivano tanti messaggi di auguri per questa futura coppia da matrimonio. Fedez, in effetti, non è riuscito ad attendere tanto per fare la sua splendida proposta di matrimonio a Chiara così, dopo nemmeno un anno di frequentazione, il rapper ha deciso, lo scorso 6 maggio, di chiedere la sua principesca mano niente meno che all'Arena di Verona, davanti a una folta platea di 13.000 persone. A dire la verità, però, i due ragazzi si sono visti per la prima volta molto più di un anno fa. Ve lo ricordate? Nel dicembre del 2015, come Chiara ha raccontato spesso e, di recente, anche nelle sue Instagram Stories, Fedez e Chiara si sono conosciuti direttamente a un pranzo di amici comuni. Lui è rimasto abbagliato dallo charme e dalla bellezza meravigliosa della fashion blogger più in del momento, mentre lei è stata stregata dall'appeal di Fedez. Non solo per l'aspetto fisico, ma anche per le sue idee e la capacità di esprimerle in modo schietto e diretto. Ma dopo quel primissimo incontro, sono passati tanti mesi prima che i due si potessero parlare di nuovo. La freccia di Cupido? Viene scoccata da Fedez con la canzone Vorrei ma non posto, dove aveva inserito un dettaglio molto glamour che riguardava proprio Chiara Ferragni. O meglio, la sua cagnolina, Matilda, che porta il mitico papillon di Vuitton reso leggendario dai versi di questa hit super pop. Il resto è storia, i due hanno cominciato a scriversi nelle chat private dei social network e, incuriositi e attirati magneticamente l'uno all'altro, si sono dati appuntamento proprio un anno fa. Dove? A Parigi, ovviamente, dove stanno festeggiando il loro primo traguardo da 365 giorni. Chiara Ferragni e Fedez, cena a lume di candela? No. I due fidanzatini si sono dati di nuovo appuntamento a Parigi a un anno dalla prima volta, ma i due non sono da soli. Come documenta Fedez sulle Instagram Stories, insieme a lui e a Chiara Ferragni ci sono anche i colleghi più fidati del team di The Blonde Salad. La cena è a base di squisitezze francesi, anche se il rapper è piuttosto colpito da ciò che ha ordinato. Per lui. Un filetto di carne con erbette anche se, a suo sarcastico parere, si tratterebbe di muschio mentre per la neo trentenne una classica e fiabesca ratatouille.